Ciao, sono Andrea Saffirio e studio piano jazz qui al St. Louis dal 2010. L'anno scorso sono andato in Erasmus a Bruxelles, in Belgio, al Conservatorio francofono e sono stato tutto l'anno accademico, il secondo anno del triennio, quindi da settembre 2014 a giugno 2015. L'esperienza è stata ovviamente incredibile e molto formativa da tutti i punti di vista, prima di tutto umano ovviamente per la situazione nuova, l'ambiente diverso con cui mi sono dovuto confrontare e ovviamente anche dal punto di vista musicale. Ho avuto tra l'altro la fortuna di capitare con un insegnante eccezionale, Eric Legnini, che è un pianista che stimo tantissimo e che mi ha dato davvero molto dal punto di vista didattico durante quest'anno. Il Belgio per certi versi non mi è sembrato poi così lontano dall'Italia perché alcuni aspetti, anche ad esempio la mentalità, per certi versi è molto simile, quindi non è stato poi così traumatico. Ovviamente all'inizio è stata magari più dura per cercare l'alloggio perché sono andato un po' tardi, ma sicuramente se si va qualche giorno prima una soluzione si trova. Le persone del posto sono un po' riservate, però soprattutto se si impara la lingua poi si ha un po' di pazienza, piano piano si sciolgono anche loro e comunque sanno essere anche simpatici. Dal punto di vista strettamente musicale, sono tornato con un grande bagaglio didattico, cioè ho appreso veramente tanto, soprattutto perché ho studiato magari le stesse materie che ho già studiato qui o comunque materie simili, però viste da un altro punto di vista, con un approccio differente, approfondendo più alcune cose, altre meno. Per esempio, il corso di ritmo o il corso di ear training sono stati molto, molto interessanti. Oltre ovviamente al corso di piano, come dicevo prima, che è stato senz'altro la cosa più produttiva che ho fatto durante quest'anno. L'ambiente musicale è anche abbastanza stimolante perché forse a differenza della scena jazz romana ci sono molti più studenti interessati al suonare che escono la sera, vanno a fare jam senza spirito di competizione, semplicemente per divertirsi, quindi l'ambiente è molto bello. Magari non è pieno di stelle del jazz, però tutti gli studenti sono molto preparati e quindi c'è un livello medio che è abbastanza alto. Ed è sicuramente formativo confrontarsi anche con quella realtà. Oltre all'aspetto musicale, ovviamente permette anche sicuramente di divertirsi molto. Poi una città come Bruxelles è estremamente internazionale, piena di studenti provenienti da ogni parte d'Europa e non solo. Consiglio a tutti di fare questa esperienza, non perché magari il programma didattico sia più valido o meno valido, perché la scena musicale sia migliore o peggiore, semplicemente perché avere la visione, entrambe le visioni della faccenda credo che arricchisca molto vedere materie o anche semplicemente la scena musicale da due punti di vista diversi, credo che sia veramente molto formativo.